Allora, lasciamo spazio adesso, l'ho presentato prima, il nostro ex sindaco di Bergamo, Roberto Bruni, che in qualità di rappresentante del patto civico, anche lui stasera credo abbia un po' il dovere di in qualche modo annunciarci quale sarà invece il suo orientamento, sia a livello di collaborazione in questa fase preparatoria in commissione che poi in aula. Verosimilmente appunto si parla di questo prossimo 28 febbraio, che sarebbe proprio il termine poi per permettere al referendum di essere svolto entro l'anno. Noi come patto civico abbiamo deciso di partecipare al gruppo di lavoro e il gruppo ha designato il sottoscritto a farne parte. E questo perché, trattandosi di un'articolazione istituzionale della commissione, ci sembra giusto esserci. Partecipare al gruppo di lavoro però non significa, quindi smorcio subito eventuali entusiasmi, essere a favore del referendum. Secondo noi, quindi all'interno del gruppo di lavoro, non tutti sono a favore dei referendum, c'è anche chi magari non approva. All'interno del gruppo di lavoro ci sembra giusto e serio far presente una serie di difficoltà che esistono. Innanzitutto una difficoltà di natura costituzionale a cui faceva riferimento poco fa il consigliere Violi. Ci sono due sentenze, una del 92 e del 2000 della Corte Costituzionale, che hanno baciato leggi della Regione Veneto che avevano promosso il referendum. Il governo ha impugnato davanti alla Corte pochi mesi fa una legge ancora della Regione Veneto. Ci sono probabilmente anche difficoltà a livello normativo regionale, ma non voglio farla lunga su queste questioni di natura legale. Vi è un quesito che, così come è concepito adesso, è un quesito francamente vuoto, perché si dice puramente e semplicemente: volete voi che la Lombardia sia una regione assoluto speciale, ma quali competenze, come si articola questo statuto speciale? Mentre invece ovviamente, se vi si arrivasse, occorrerebbe una legge costituzionale, quindi declinare uno statuto in maniera molto complessa e articolata. Questo non viene assolutamente detto, quindi è un quesito francamente un po' in bianco. C'è la questione della spesa, per carità, ho sentito prima Romeo che auspicava un risparmio, per il momento però a bilancio sono stati messi la somma non indifferente di ben 30 milioni di euro per fare il referendum. Secondo noi il percorso dovrebbe essere diverso, e cioè dovremmo andare verso un superamento delle attuali regioni a statuto speciale. Occorre riflettere sul fatto che, se la Lombardia e anche il Veneto, che si sta incamminando su questa strada, diventassero regioni a statuto speciale, noi avremmo fatti i conti all'incirca 25-26 milioni di italiani su 60 in regioni a statuto speciale. È ovvio che questo è in contraddizione con il concetto stesso di specialità, perché non c'è più niente di speciale se la metà o quasi del paese finisce per avere appunto uno statuto di specialità. La realtà è che le regioni a statuto speciale attuali sono ormai abbastanza superate, figlie ciascuna di particolari situazioni storico-politiche. La strada è quella invece di una rivendicazione di maggiore autonomia dal federalismo differenziato, e su questo punto noi abbiamo dimostrato di esserci, perché nel marzo scorso è stato approvato dal Consiglio regionale un ordine del giorno approvato, firmato anche da noi e quindi sostenuto da noi in Consiglio, che nell'ambito della riforma del titolo V prevedeva una serie di richieste, tra cui appunto anche una maggiore accentuazione del federalismo differenziato, peraltro già previsto l'articolo 116, comma terzo della Costituzione. Questa è secondo noi la strada, e ci sembra che ci sia stati, forse anche da parte della forza politica, che oggi ringrazio di avermi invitato, un po' timidi forse nella discussione che è in corso in Parlamento nella rivendicazione di questi aspetti. E nell'ambito del Senato delle Autonomie, che attualmente ha ripreso il nome di Senato della Repubblica, peraltro, occorrerebbe poi cercare di percorrere appunto questa strada di una maggiore ricerca di autonomia e di difesa del regionalismo, che non gode buona salute attualmente, per una serie anche di cattive prove che le regioni hanno date, per cui ne siamo consapevoli, molto popolari. Occorre riprendere questa strada, quindi questa
sottolineatura dell'importanza del ruolo regionale, però ha in mente cambiando un po' pelle alle regioni, riportandole ad enti soprattutto di legislazione più che di amministrazione, come sono spesso diventate, per cui vengono spesso vissute dai cittadini come dei ulteriori carrozzoni burocratici, e quindi occorre rivedere fino in fondo l'istituto regionale. Quella di una ulteriore regione a statuto speciale ci sembra una scorciatoia illusoria, perché non c'è in tutta franchezza la minima possibilità che questo obiettivo, che io non condivido ma comunque non può essere centrato per le ragioni che ho cercato di spiegare, occorrerebbe invece rivedere fino in fondo l'istituto regionale e tornare quindi a promuovere le regioni come enti rappresentanti dei territori e dei cittadini attraverso soprattutto appunto un recupero, una funzione di carattere legislativo e di coordinamento degli enti locali. No, è molto chiaro il passaggio su questa Costituzione che ormai è sacra, cioè di fatto la nostra Costituzione è un dogma intoccabile, difficilissimo modificarla, questo mi sembra chiaro la sua perplessità, però sull'autonomia fiscale invece della regione Lombardia, che sappiamo ha un residuo fiscale di oltre 40 miliardi, ecco, su una autonomia fiscale al di là della forma, della procedura o proprio come leggeva del testo poi referendario? Beh, questo già in campagna elettorale Umberto Ambresoli aveva assolutamente, si era confrontato con Roberto Maroni prendendo una posizione come noto assolutamente diversa. Ci sono dei vincoli di solidarietà nazionale che a nostro avviso non rendono praticabile questa strada. E occorre non vuole l'autonomia, Omar, non è che tutti devono essere autonomi, ma c'è anche presente che se ragioniamo in questi termini dobbiamo tenere conto del fatto che la Lombardia è una regione esportatrice verso il resto d'Italia, quindi dobbiamo anche stare attenti a difendere e promuovere le ragioni dell'economia nazionale, non ragionare in termini egoistici. Per Bruni l'autogoverno e l'autonomia fiscale è egoismo, ne prendiamo atto. E teniamo, ecco, esatto, anche le contestazioni, i soldi tutti a Roma, sì, non tutti, dal 67%. Niente, non li abbiamo convinti questa volta, sto giro. No, ma non mi illudevo. Non si illudeva, va bene, molto chiaro.